Sapevi che il gatto d'Angora è stato uno dei primi gatti a pelo lungo della storia? È una delle razze feline più antiche del mondo e oggi la conosceremo. Questi gatti sono nati nella regione turca di Ankara, ma la loro origine esatta è ancora sconosciuta. Ciò di cui siamo sicuri è che compaiono in documenti del XVI secolo, documenti che spiegano che questi gatti furono dati in dono alla nobiltà francese e inglese, ma soprattutto divennero per molti anni molto popolari di aristocratici francesi, tanto che la stessa Maria Antonietta d'Austria aveva diversi gatti d'Ancora come animali domestici. Perché i turchi li hanno fatti come un dono di grande valore? Perché per loro erano simbolo di purezza, soprattutto i gatti con un occhio di ogni colore. Li apprezzavano così tanto che li consideravano addirittura un tesoro nazionale. Nonostante sia una razza così antica, la Cat Fanciers Association non la riconobbe ufficialmente fino agli anni 70. La International Feline Federation riconobbe la razza nel 1988. Ma cosa definisce lo standard razziale? Se senti o leggi il nome della razza Angora, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Un bellissimo gatto bianco dal pelo lungo e setoso, vero? E questo è logico, perché quando la razza cominciò ad essere allevata furono accettati solo gatti bianchi. Tuttavia, nel corso del tempo sono apparsi nuovi modelli e quasi tutti i colori sono ormai accettati. Quindi sì, ci sono anche gatti d'Angora che non sono bianchi. Ad esempio possono essere rossi, neri, crema, blu, argento o avere motivi tigrati o tricolori. Secondo il CFA non sono ammessi lilla, il cioccolato o acqua. Un'altra delle caratteristiche più caratteristiche di questi gatti è il colore degli occhi. Con questi grandi occhi a mandorla hanno uno sguardo penetrante e espressivo. Di solito sono ambra, rame, blu, verde. Inoltre è abbastanza comune che abbiano un occhio di ciascun colore. È evidente che i gatti d'Angora si distinguono per la loro bellezza, ma che dire della loro personalità? Questi gatti sono caratterizzati dall'essere calmi e pazienti. Ciò non significa che possiamo giocare con loro, dato che sono anche giocherelloni e amano trascorrere il tempo con le loro persone preferite. Sono molto affettuosi e amano ricevere lunghe sessioni di coccole e carezze. Naturalmente devi tener presente che ci sono parti del loro corpo che preferiscono non vengano toccate. Vuoi conoscerli? Nel video che ti lasciamo qui sopra nella descrizione ti spieghiamo dove accarezzare un gatto e dove meglio di no. In generale sono gatti che si adattano bene alle diverse case, intelligenti, amano il contatto con gli esseri umani. Con gli altri animali invece possono essere più territoriali e quindi è consigliabile socializzarli fin da cuccioli. D'altro canto, il suo bel pelo necessita di essere spazzolato regolarmente. L'ideale sarebbe farlo più giorni alla settimana, soprattutto durante la stagione della mutua. Questo perché possono ingoiare molti peli durante la toelettatura. E poiché ce l'hanno così lungo, possono formarsi delle palline di pelo che dovranno espellere. Queste bolle di pelo possono diventare un problema se non vengono espulsi correttamente. Per evitare ciò, oltre a spezzolare il tuo gatto, ti consigliamo di dargli del malto. Come dargli il malto? Nel video che ti lasciamo sopra nella descrizione ti raccontiamo tutto. Ricordi come abbiamo detto che i gatti d'Angora sono molto intelligenti e giocosi? Ebbene, se vuoi vivere con uno di questi gatti dovrai mantenerlo stimolato fisicamente e mentalmente. Per raggiungere questo obiettivo è estremamente importante investire tempo nell'arricchire la tua casa. Che significa questo? Che dovresti avere diversi giocattoli, tiragraffi di diverse altezze, posizionare scaffali in modo che possa arrampicarsi, eccetera. Consigliamo anche di aggiungere una fontana per gatti. Se convivi già con un angora turco, sicuramente l'avrai sorpresa più di una volta mentre giocava con l'acqua o voleva bere dal rubinetto della cucina. In questo caso, questo accade per due motivi. Principalmente perché i gatti adorano muovere l'acqua e in secondo luogo perché questa razza sembra mostrare un certo fascino per l'acqua e non ha problemi nel bagnarsi così tanto. Naturalmente la dieta è un altro aspetto fondamentale se ci tiene la salute del gatto. I gatti sono carnivori stretti e la loro principale fonte alimentare dovrebbero essere proteine di origine animale. Inoltre dovresti tagliare le unghie se non sono limate correttamente e mantenere una buona igiene dei denti, degli occhi e delle orecchie. Soprattutto sai di cosa si tratta realmente? Dedicagli tempo e tanto amore. Con tutte queste cure un gatto d'Angora può vivere fino a 18 anni.
sono generalmente gatti abbastanza sani e forti, ma è vero che quelli di color bianco sono inclini a sviluppare sordità. Alcuni nascono addirittura sordi. E come sempre consigliamo, che il gatto sia di razza o meno, è necessario presentarsi alle visite veterinarie e seguire il programma di vaccinazioni e sverminazioni stabilito dal veterinario. Raccontaci, vivi con un angora, stai pensando di farlo? In Animalpedia ti invitiamo a prendere in considerazione l'adozione. Ti consigliamo di chiedere ai rifugi e a quelli della tua zona. Molti gatti con caratteristiche simili sperano di ricevere una seconda possibilità. Alla prossima volta, esperti!